La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni conta oltre 11 milioni di fedeli in tutto il mondo. È cristiana, ma non è né protestante né cattolica. I suoi fedeli credono piuttosto che sia una restaurazione della Chiesa originale organizzata da Gesù Cristo quando visse sulla terra. In cosa credono queste persone che li accomuna o li differenzia dagli altri cristiani? La loro dottrina più importante è il credo in Dio, il Padre Eterno, in suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo, come tre esseri distinti. Credono che Gesù sia il Salvatore del mondo, il Messia promesso, l'unigenito Figlio di Dio. Insegnano che egli creò la terra sotto la direzione di Dio suo Padre, da cui ereditò i suoi poteri ultraterreni e la divinità. Nacque da Maria Vergine, da cui ereditò la mortalità, divenendo così sia perfettamente divino che perfettamente umano. I membri della Chiesa di Gesù Cristo credono che egli soffrì per i nostri peccati nel giardino di Getsemani e sulla croce del Calvario, dove sacrificò il suo sangue espiatorio e morì per l'umanità intera. Credono che il suo corpo risorse dalla tomba dopo tre giorni e che si mostrò ai suoi discepoli. Il credo in Gesù Cristo come Signore e Salvatore è il fondamento dei dettami conosciuti come i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo. Essi sono, primo, la fede nel Signore Gesù Cristo. Secondo, il pentimento. Terzo, il battesimo per immersione per la remissione dei peccati. Quarto, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo, che costituisce la confermazione nella Chiesa. I membri della Chiesa credono che Gesù comandi ai suoi seguaci l'obbedienza a questi principi e ordinanze, ma che sia soltanto attraverso la sua misericordia e grazia che possono superare la prova terrena e vivere in gloria con Lui per l'eternità. I santi degli ultimi giorni credono che la Bibbia sia la parola di Dio ai suoi figli sulla terra. Credono inoltre che anche il Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, sia la parola di Dio. Entrambi questi libri vengono utilizzati negli insegnamenti della Chiesa. La Chiesa riconosce la necessità dell'autorità divina per agire nel nome di Dio. Detta autorità è chiamata sacerdozio. I fedeli della Chiesa credono che per detenere il sacerdozio un uomo debba essere chiamato da Dio per profezia. Egli deve essere ordinato mediante l'imposizione delle mani da parte di chi detiene l'autorità divina. La rivelazione divina per guidare l'intera Chiesa viene data da Dio al presidente della Chiesa, che per i santi degli ultimi giorni è un profeta, proprio come lo erano Abramo e Mosè. I santi credono inoltre che le persone possano ricevere rivelazioni divine per affrontare situazioni personali e che i genitori abbiano diritto alla guida di Dio nel crescere i figli. Un importante credo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è espresso dal versetto scritturale: gli uomini sono affinché possano provare gioia. La felicità o gioia è il vero obiettivo e scopo della nostra esistenza. La Bibbia afferma che tutti gli uomini sono figli di Dio. Vivevano con Lui in un'esistenza preterrena. Come previsto dal piano divino del loro Padre Celeste, i suoi figli vengono sulla terra per ricevere un corpo, fare esperienza e dimostrarsi degni di ritornare a vivere con Lui in cielo. Grazie alla resurrezione di Gesù Cristo, tutti risorgeranno. E mediante la sua espiazione, tutti hanno la possibilità di ricevere il suo amore, la sua misericordia e il suo perdono. L'unità familiare in questa vita e il potenziale dei legami familiari eterni sono la base del Vangelo di Gesù Cristo. I matrimoni celebrati nei templi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non si dissolvono alla morte, essi invece possono perpetuarsi nell'eternità,
se le coppie ivi sposate vivono in maniera degna di tale benedizione. La Chiesa insegna e segue la legge della più rigorosa moralità. Insegna l'onestà, l'integrità, l'obbedienza alle leggi, la castità al di fuori del matrimonio e la fedeltà al coniuge. La parola di saggezza, un codice di salute rivelato nel 1833 da Dio a Joseph Smith, pone l'accento sui benefici dell'alimentazione sana e della forma fisica. Mette in guardia contro l'uso del tabacco e l'assunzione di bevande alcoliche, tè e caffè. La Chiesa inoltre è contraria all'uso di droghe o all'abuso di qualsiasi sostanza. I santi degli ultimi giorni mettono in pratica il principio biblico della decima. I membri fedeli versano un decimo delle loro entrate alla Chiesa per la causa di Dio. Le generose offerte dei suoi fedeli consentono alla Chiesa di finanziare la costruzione di propri edifici e scuole, il lavoro missionario, gli aiuti umanitari e altri programmi da cui traggono beneficio i santi e le altre persone. Il credo e le dottrine della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni vengono dal Salvatore del mondo in persona. Hanno portato pace e comprensione a milioni di persone. Aiutano i fedeli della Chiesa a vivere in maniera più felice e produttiva.